Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi vado a parlare di una SBC uscita ieri, ovvero quella di Destiny Udoge Future Stars. Un giocatore che stavamo aspettando, l'ho già provato, vi vado a svelare se vale la pena sbloccarlo e soprattutto se vale la pena evolverlo, ma un altro giocatore di cui vi porto la review all'interno di questo video è Disasi della SBC di St. Patrick, ovvero il giorno di San Patrizio, una carta che vi ricordo non si va ad uppare in nessun modo e che vi vado poi a confrontare con quelli che sono altri difensori centrali con cui potreste avere dei dubbi. Partiamo proprio dal terzino italiano del Tottenham, Destiny Udoge, 1,86 m di altezza per lui, alto il suo work rate, per cui perfetto per un terzino in maniera tale che faccia ottimamente sia la fase offensiva ma soprattutto il ripiegamento difensivo. 4 stelle skill, 3 di piede debole, ovviamente piede preferito il sinistro, visto che parliamo di un giocatore che agisce a sinistra, può fare il terzino sinistro, l'asa, quindi in una difesa a 5 e l'esterno sinistro anche più alto. Parliamo di un giocatore con una fisicità sicuramente importante, visto che questo Udoge in campo si sente veramente tanto, perché quel 1,86 m unito al suo body type lo rende molto preciso, soprattutto quando si tratta di dover andare a recuperare il pallone. Però questa sua forte fisicità incide secondo me sulla sua velocità, perché nonostante abbia 89 di accelerazione con 92 di velocità scatto e in più anche il passo veloce argento, onestamente non l'ho trovato un fulmine palla al piede, soprattutto nell'andarsi a speed boostare con i doppi passi. Veniva recuperato in maniera abbastanza facile dai difensori avversari e anche dagli esterni, che si tratta proprio di quella tipologia di giocatore con cui questo Udoge spesso si ritrova ovviamente a battagliare. Questa problematica l'ho riscontrata anche quando il giocatore si trovava non in possesso del pallone, per cui a dover rincorrere il giocatore che magari scappava, difficilmente andava a riprenderlo in velocità. Quindi, per quanto riguarda questo discorso, onestamente un pochetto mi ha lasciato perplesso. 85 di passaggio corto e 80 di passaggio lungo sono dei parametri comunque accettabili. Peccato l'effetto e peccato soprattutto il 71 di visione che lo penalizzano sui cross nonostante quell'87, però comunque con i passaggi, soprattutto quelli ravvicinati, non se la cava male, e sappiamo che per un terzino è importante andare a masterare soprattutto il driven pass dall'esterno verso dentro per andare poi a convergere sui nostri giocatori offensivi. Agilità 91, equilibrio 80, reattività 83, forza 86, onestamente è un pacchetto un po' ambiguo, nel senso è un giocatore che palla al piede chiaramente non risulta agile come quel parametro lì. Spesso e volentieri leggendo 91 ci aspettiamo che questo Udoge possa essere agile quanto un Beyeder, ma chiaramente non potrà mai esserlo, visto che appunto, come vi ho detto in precedenza, ha una bella fisicità e soprattutto a 86 di forza, che è un parametro che appesantisce tanto la carta. La reattività 83 la si sente soprattutto in relazione a quello che è il suo playstyle plus, ovvero l'affronta che permette a Udoge di muoversi veramente bene con l'L2. Anche l'equilibrio, nonostante sia un giocatore di 1,86 m, quindi alto, si sente abbastanza, resiste discretamente alle spallate degli avversari, facendo valere appunto la sua stazza. Bene il controllo palla, bene il dribbling, al limite siamo con la freddezza. Per quanto riguarda le statistiche difensive, abbiamo 81 di intercetto, 80 di lettura difensiva, che lo rendono discretamente automatico. L'ho trovato un paio di volte ad intercettare delle linee di passaggio senza selezionarlo minimamente. Questo però è dovuto anche alla sua ottima aggressività, 87 che andiamo a boostare con un bello stile intesa ancora, che sapete io prediligo sui terzini proprio per boostare forza e aggressività, che sono dei parametri molto importanti. E poi abbiamo i playstyle che rimangono, che sono il blocco argento, che ogni tanto gli fa fare qualche autoblock, il passaggio lungo, quindi l'L1 triangolo, e il passaggio teso, che gli dà una mano sui cross andando a sopperire a quel parametro di 69 effetto e 71 di visione, perché sappiamo benissimo che quando si ha questo playstyle qua i cross sono praticamente telecomandati. Costo di questa carta 80.000 crediti, con la possibilità di poterlo anche evolvere con 75.000 crediti nell'evoluzione FS Glow Up, ovvero quella uscita per i Future Stars qualche giorno fa. Onestamente il mio giudizio finale su questa carta è che mi è sembrato un po' average, nel senso
sembra fare discretamente un po' tutto, ma non eccelle in nulla, quindi per cui andandovelo a paragonare per esempio ad una bacia che non difenderà in maniera incredibile essendo comunque di 1,61 m, però ha una fase offensiva allucinante, velocissima e stragile, cross clamorosi, rispetto ad un Roberto Carlos ovviamente sia versione base che versione più alta, che non sarà un difensore incredibile però anche lui ha un'ottima fase offensiva, rispetto a un Baldé che è un giocatore molto completo, ha un doppio playstyle, rispetto a una Bonpastor, rispetto magari ad un Capdevilla, onestamente io non ci ho visto tutta questa grandissima differenza e probabilmente io Udoge lo sbloccherei solo ed esclusivamente per il fatto che è praticamente regalato, perché 80.000 crediti è regalato. Non lo evolverei e magari lo giocherei come terzino un po' più difensivo nel momento in cui magari non avete Capdevilla e compagnia e vi piacciono terzini che hanno una maggiore fisicità e vi danno una mano principalmente quando si tratta di dover difendere. Per non parlare poi del confronto con Davis, che è proprio tutto un altro giocatore, molto offensivo, ma vi ripeto, ha appunto Davis una cosa che Udoge non ha, ovvero un punto di forza. Passiamo a parlare però del buon Disasi, che per quello che mi riguarda è un ottimo difensore centrale, ve lo spoilero. Costo esiguo, 100k per lui, 1,90 m, normale alto, 2 di skill e 3 di piede debole, piede destro e ovviamente può fare solo il DC. Facilmente linkabile essendo un francese di Premier League che gioca nel Chelsea. Ovviamente il suo stile di corsa è lengthy, per cui risente molto di più della velocità scatto rispetto all'accelerazione. Benissimo i passaggi, l'89 di corto e l'86 di lungo. Molto bene il 90 di reattività, infatti nonostante sia un Marcantonio di 1,90 m si muove molto bene con l'L2, nonostante abbia anche 99 di forza che lo rende praticamente un toro quando va a contrastare gli avversari. 88 di intercetto, 90 di precisione difensiva, di testa scusatemi, 89 di lettura difensiva, 89 di contrasto in piedi, 84 di scivolata, uniti ad un ottimo playstyle plus che è il blocco, lo rendono veramente un difensore d'elite. Per quello che mi riguarda, nonostante non ce l'abbia come playstyle, è come anche se avesse il gioco d'anticipo, il procione. Infatti il suo stile di gioco è molto simile a quello magari di un Militao e anche la fisicità, nonostante sia più alto, è più longilinea rispetto magari ad un Van Dijk, ad un Blanc, per cui si muove veramente tanto tanto bene questo Disasi e vi permette di poter andare a fare anche dei recuperi palla molto alto in maniera tale da poter andare a pressare l'avversario senza aver paura di sbagliare l'intervento, perché poi è rapido abbastanza da recuperare. E poi vi ripeto, il suo playstyle plus del blocco lo rende super efficace nel momento in cui andiamo a fare anche gli autoblock all'interno dell'area di rigore. CPU che però rispetto a carte come Virgil, paradossalmente anche il base, ho riscontrato essere leggermente inferiore. Però allo stato attuale del gioco, essendo arrivati praticamente a marzo, per quello che è il rapporto qualità-prezzo, se ce l'avete scambiabile, io piuttosto un try a Disasi monetizzando Militao lo farei. Archivierei Blank base, che per quanto mi riguarda è stato un ottimo compagno di gioco, ma questo Disasi è veramente tanto forte. Stesso discorso vale per Company base, che onestamente ormai ha fatto un po' il suo tempo, cosa invece diversa magari per Ferdinand, che rispetto a Disasi è ancora leggermente superiore. Un'ultima cosa che ho dimenticato su Udoge è che l'ho trovato utile soprattutto in fase difensiva per andare a contrastare un po' il meta dei cross, nonostante non abbia playstyle, però essendo di 1,86 m va a dare fastidio quando ti salta l'attaccante avversario con il suo playstyle, quindi proprio per completare quel discorso difensivo che facevo in precedenza, bene Udoge, così come anche se avete però già un Theo Hernandez che non vi ho menzionato in precedenza, onestamente io Udoge lo skipperei. Quindi diciamo che se dovessi andarvi a riassumere dando un voto a Udoge, probabilmente darei un 7, mentre a questo Disasi un bel 8,5 pieno gagliardo. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, se già li avete sbloccati, se li sbloccherete e se vi possono interessare. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola da mattina fino a pomeriggio, vi auguro una buona giornata, un saluto dai vostri Liberoschi e a presto, ciao!